e buona giornata. Oggi, qui da Tellaro, inauguriamo una nuova sezione. Una sezione dedicata alla mindfulness. E questa sezione è dedicata proprio a te. Proprio a te che ti senti sempre distratto, che cominci a fare una cosa e non ti ricordi più che cosa stavi facendo. Per esempio, prendi il cellulare perché vuoi vedere le previsioni del tempo, prendi il cellulare, vedi una notifica, clicchi la notifica, fai tutta una serie di altre cose e poi chiudi il cellulare e dici: ma perché avevo preso il cellulare? E nei casi più gravi non te lo ricordi proprio. Nei casi invece più semplici ti ricordi e dici: ah cacchio, dovevo vedere il tempo, aspetta che guardo il tempo. Risultato: hai perso un sacco di tempo e non ti sei goduto quel momento. Sì, perché la mindfulness, e noi leggeremo dei brani tratti da questo libro di Jon Kabat-Zinn, Mindfulness per principianti, la mindfulness tratta proprio questo, tratta di riuscire a riprendere controllo del nostro tempo, della nostra vita, della qualità della nostra vita, e quindi va a braccetto con la felicità e la pace, cioè fare pace con il nostro tempo, fare pace con il nostro tempo così frenetico che ci porta sempre a essere sempre super iperattivi, super iper focalizzati, magari fossimo focalizzati, quindi no, ci dà l'illusione di essere focalizzati. Quindi se la cosa ti piace, se la cosa ti interessa, mi raccomando, clicca sul bottone mi piace per far capire all'algoritmo che questo video ti sta piacendo, e poi iscriviti anche al canale, così qualsiasi nuovo video che pubblicherò lo vedrai in anteprima rispetto a tutti gli altri, che poi riceveranno notifiche nei vari canali, nelle varie cose, Facebook, WhatsApp, Telegram, quando ci sarà. Quindi mi raccomando, partiamo. Jon Kabat-Zinn, Mindfulness per principianti. All'eterno principiante che è in ognuno di noi. Parte 1. La mente del principiante. Il momento in cui si decide di interrompere di proposito tutte le attività rivolte all'esterno e, anche solo come esperimento, ci si siede e ci si sdraia per aprirsi all'interiorità, senza nessun altro impegno che non sia l'essere presenti al dispiegarsi degli attimi, è davvero un momento speciale. E potrebbe essere anche la tua prima volta da quando sei adulto. Le persone che conosco, che hanno accolto stabilmente nelle loro vite la pratica della mindfulness, ricordano molto nettamente che cosa le abbia condotte a questa decisione, quale fosse il loro umore e quali circostanze della vita erano presenti al momento di iniziare. Anche per me è così. La topologia emotiva del momento in cui si inizia e del momento in cui ci si è accorti di volersi connettere con se stessi in questo modo è intensa e strettamente personale per ognuno di noi. Suzuki Roshi, il maestro Zen giapponese che fondò il San Francisco Zen Center e che ha toccato il cuore di moltissime persone, ha detto: nella mente del principiante vi sono molte possibilità, in quella dell'esperto poche. I principianti iniziano le nuove esperienze senza sapere molto e di conseguenza hanno una mente molto aperta. Un'apertura che è anche molto creativa. Questa è una caratteristica innata della mente. Il trucco sta nel non perderla mai, cosa che invece oggigiorno succede spesso, quindi ricordiamolo. Questa è una caratteristica innata della mente, questa apertura molto creativa.
Il trucco sta nel non perderla mai. E ora ci svela come si fa. Per riuscirci, la cosa più importante è quella di rimanere in una disposizione d'animo di meraviglia verso il momento presente. In una disposizione d'animo di meraviglia verso il momento presente, che è sempre nuovo, e rinnovare questa disposizione costantemente. Quindi non ti preoccupare se questa disposizione d'animo di meraviglia del momento presente, che è sempre diverso via via che andiamo avanti, ogni tanto scema va via. È proprio il nostro tempo che ci porta a non avere questa disposizione d'animo. Quindi ci vorrà un po' di tempo perché tu possa essere consapevole e diventare proprio aperto a questa nuova disposizione d'animo. E queste letture saranno proprio il viatico verso questa nuova disposizione d'animo, questa nuova modalità di vivere la vita al 100%, secondo la totalità dei suoi fattori, secondo proprio per viverla proprio pienamente, per viverla proprio emozionalmente piena. Finiamo. Ovviamente si tende a perdere questa freschezza mentale quando si cessa di essere principianti, ma se riusciamo a ricordare periodicamente che questo momento è nuovo, quindi ogni momento è nuovo, allora forse quello che sappiamo non ci impedirà di essere aperti a quello che non sappiamo, che è sempre un campo più vasto. Questo è fondamentale. Non ci dimentichiamo mai che quello che non sappiamo è un campo vastissimo, e quindi siamo aperti, siamo pronti a ricevere questa disposizione d'animo. E come dice appunto, si tende a perdere questa freschezza d'animo quando si cessa di essere principianti, ma se riusciamo a ricordare periodicamente che ciascun momento è nuovo, quindi ciascun momento, una volta che è passato, non c'è più, quindi anche se eri esperto del momento precedente, puoi ritornare a essere principiante nel momento presente. Quindi, così facendo, una mentalità da principiante sarà sempre disponibile, sempre, sottolineano, sempre disponibile, in ogni momento in cui saremo aperti ad essa. Quindi, mi raccomando, questi pensieri del giorno un po' più lunghi, ma perché proprio trattano di questo argomento che è cardine per la nostra pace e quindi per la nostra felicità, sono importantissimi. Rivediti pure questo video, acquista pure il libro di Jon Kabat-Zinn. Nessuno mi dà niente per questa pubblicità, ma semplicemente la faccio perché secondo me è fondamentale. Quindi comprati pure il libro, ma fondamentale, distribuisci proprio, manda via WhatsApp questo video a tutti i tuoi amici, a tutte le persone, perché vivere la vita proprio al meglio nel momento presente è l'unica cosa che è importante nella nostra vita e che ci farà vivere una vita piena di felicità ed immensa pace. Oggi comincia a prendere consapevolezza di questa mente da principiante. Scrivimi nei commenti che cosa ne pensi, scrivimi che cosa vorresti vedere, se cosa ti piace, cosa non ti è piaciuto, quindi mi raccomando, teniamoci in contatto. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao!